il grande Frank Zappa diceva: parlare di musica è come danzare d'architettura. Noi, col massimo rispetto, però, cerchiamo di raccontare questa storia, un mondo che, per come l'ho vissuto io, non esiste più. Noi stessi siamo una percussione vivente, perché dentro di noi c'è un tamburo che batte costantemente, è il nostro cuore. Per la prima volta assisto a un concerto di musica rock. Uscì da quel concerto con una chiara idea nella mente: sarei diventato un batterista. C'era stato un altro ragazzo che era rimasto folgorato da quella band, aveva pensato anche lui di fare il batterista, ma per fortuna strada facendo cambiò idea e si dedicò alla composizione e al canto. Luciano Ligabue. Nel 1971 David Bowie pubblicò un album che era Hunky Dory. C'è anche da dire che stiamo parlando di un'era geologica dove non esisteva YouTube. Il nostro tutorial dell'epoca si chiamava Fonovaligia, già il nome dovrebbe mettervi in allarme. Io, Giovanni Lito Ferretti e Massimo Zamponi, avevo conosciuti molti anni prima, quando ancora si chiamavano CCCP, Jethro Tull, dove ebbi l'opportunità di suonare con uno dei più grandi artisti della musica rock, Ian Anderson. Andò in giro per l'Africa finché si batté in uno sciamano. Robert Plant dei Led Zeppelin personalmente vuole stirarsi le sue camicie prima di montare sul palco.